Anche a Fasano si è svolta ieri, lunedì 4 novembre, la solenne cerimonia per la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. A ufficiare la cerimonia il vice sindaco Giovanni Cisternino, alla presenza di tutti i rappresentanti delle Forze Armate. Alle ore 9.30 in piazza Ciaia si è svolta la cerimonia di deposizione della corona presso il municipio, per poi raggiungere in corteo, per la celebrazione della Santa Messa, la chiesa matrice. Terminata la cerimonia religiosa tenuta da Don Sandro Ramirez, il corteo ha raggiunto il monumento ai caduti per la cerimonia di deposizione della corona nel Parco della Rimembranza, dove il vice sindaco ha tenuto il discorso di commemorazione e ricordo dei fasanesi deceduti. Il corteo si è poi sciolto dopo aver raggiunto nuovamente Piazza Ciaia. Questo il commento del vice sindaco Giovanni Cisternino. Anche quest'anno abbiamo celebrato questo 4 novembre, che per noi non è la festa di chi è caduto in eroiche gesta di guerra, ma è la celebrazione e il commosso ricordo di quanti, con grande senso di abnegazione del dovere, hanno compiuto fino in fondo quello che era il loro mandato. Ed è lo stesso mandato che oggi riconosciamo a tutti gli uomini e le donne che vestono una divisa e servono lo Stato e la collettività nelle forze armate o nelle forze di polizia. E sono le stesse persone che, come in ogni tempo, hanno bisogno che la cultura di un popolo e la politica che ne consegue sia una cultura e una politica di pace, non di sopraffazione, sia una cultura della legalità e non dell'illegalità, sia una cultura del dialogo e non del contenzioso, e in maniera tale che il loro operato possa non essere distaccato da quello che è il sentimento di una popolazione in cui loro si muovono. E per questo noi gli diciamo grazie per il lavoro che fanno tutti i giorni e siamo a loro vicini per quanti, nel compiere il loro dovere, hanno compiuto l'estremo sacrificio della vita.